Alessandro Comotto, past president, presidente uscente della Strada Reale dei Vini Torinesi. In questi anni avete lavorato, state lavorando per entrare in una rete delle strade enoturistiche del Piemonte. Sì, in questi anni, come si suol dire, abbiamo cercato di fare sistema, non soltanto lavorando sui nostri quattro territori, che già è già ampio, però allargare la visione almeno a livello piemontese e poi anche a livello italiano. Questo abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di farlo con altre strade, quella del Barolo, quella della Barbera, quella del Timorasso, piuttosto che anche la strada del Riso, perché poi appunto come associazione noi non siamo solo vino come strada, ma copriamo anche tutti gli altri prodotti piuttosto che l'ospitalità. Quindi c'è stata questa opportunità di incominciare a firmare un documento d'intese, appunto di lavorare assieme come strade. Questo a mio avviso permetterà di amplificare appunto quello che è la nostra realtà a un pubblico maggiore, ma anche di fare sinergia, anche di interscambio culturale, anche di interscambio turistico con altre strade, come condivisione insomma. Da subito, che cosa possono imparare gli operatori della Strada Reale dei Vini Torinesi, quindi del territorio della città metropolitana, dalle altre esperienze piemontesi? Ma sicuramente possiamo imparare dal fatto che certe altre strade hanno puntato prima di noi su quello che è la promozione enoturistica, e quindi sicuramente noi, che abbiamo una valenza molto forte, perché poi noi ruotiamo, come dico sempre io, la Strada Reale e la cantina e la dispensa del re, perché poi di fatto abbiamo questa cosa importante che ci ha accompagnati negli anni, di avere avuto comunque delle indicazioni o comunque un supporto su quello che tutto era la Casa Reale, e i nostri quattro territori sono molto vasti e offrono una variegazione anche di DOC molto, molto complessa. Sicuramente noi abbiamo da imparare da altre strade che invece, come dicevo, hanno lavorato da subito con l'idea di fare enoturismo, mentre noi probabilmente abbiamo soltanto sempre dato molta valenza alle piccole realtà locali senza invece amplificarle a un livello un po' più ampio.